codice Bologna è così strutturato. C'è un'introduzione di Enrico Brizzi dove spiega un po' chi sono, chi siamo, cosa facciamo, dove andiamo, e dopo si fa un po' di storia parlando di grandi uomini e grandi donne di Bologna, tipo Aiutami Signore, sono messo male, Giuseppe Fuggi, il sassofonista coi cani, la vecchina coi fiori, Numeri col megafono, Padre Marella. Insomma, qua si fa un po' di storia per passare ad analizzare i bolognesi contemporanei. Cioè, i bolognesi, dove sono finiti questi bolognesi che sono andati a vivere nell'Interland? Allora si parla dell'Interland bolognese, si parla dei Cini Scurzoni, degli Aristofreak, dei Fuorisede, dei musicisti degli Umarels, dei Geronto Zanari. E poi si passa ai riti bolognesi, che sono tre, ovvero almeno un weekend al mare nel periodo da maggio a luglio, perché andare al mare, nella riviera romagnola, soprattutto ad agosto, è considerato un po' da sfigati. La passeggiata alla festa dell'unità, proprio in questo periodo, e la domenica pomeriggio all'IKEA per tutto l'inverno, in attesa per poi andare al mare. Ho messo l'IKEA, ma poteva essere Castorama, Leroy Umarell, e questi luoghi, questi templi moderni. Capitolo vivere la città, dove abbiamo le vie più belle di Bologna, le vie più brutte di Bologna, la Bologna di corsa, la Bologna in bici, e sette idee per il weekend. Con gran finale abbiamo un appendice su questo libro, perché questo libro è scritto completamente in globish, cioè l'inglese che parliamo noi, come parli con il bolognese, the pen is on the table, quindi sarà scritto Z-E-P-E-N is on the table, così proprio come viene pronunciato. E invece le parole tipiche dello slang bolognese, ad esempio, io apro qua, tipo la pompa, che cos'è una pompa, ecco, sapete, cos'è un prillone, che cosa vuol dire schiodare, che cos'è una scurza, che cos'è lo zagno, ecco, lo zagno, zagno, freddo pungente, ma anche vento, lo zanaro, ecco, lo zanaro, così era definito il painaro bolognese. E infine frasi tipiche, quando torno da un viaggio in lontananza vedo San Luca, mi sento già arrivato a casa, il bello di Bologna è che è una città a misura d'uomo, Bologna avrà tutti i difetti che vuoi, ma quando piove ci sono i portici e non ci si bagna. Ecco, queste sono le banalità che i bolognesi dicono, io stesso dico, e che si crogiolano e dicono, ah, tipo oggi, ad esempio, oggi vedi questo cielo, il bolognese dice, ecco, un cielo così a Bologna non c'è mai, c'è sempre questo cielo bianco già descritto da Andrea Pazienza. Immaginiamo che un vostro amico vi venga a trovare, perché è una cosa rarissima per un bolognese che qualcuno venga a trovare un bolognese e venga ospitato. Immaginiamo che questo venga e si piazzi a casa vostra dal venerdì alla domenica. Ecco, dove lo portiamo? Nel libro Il Codice Bologna ci sono sette itinerari consigliati da bolognesi di nascita e di adozione, con storie completamente diverse. Nel Codice Bologna troveremo un itinerario di Mauro Muzzi, che è un bolognese doc, troveremo un itinerario di Giorgio Olivieri, che è una marchigiana che è venuta a vivere a Bologna ed è integratissima, troveremo un itinerario di Achille Casini, che è un bolognese che del quartiere Cirenaica, che però è andato a vivere, non spiegabilmente, nell'Interland. Abbiamo Paolo Maria Milazzo, che è un caso strano di bolognese che è andato a abitare a Trieste. Abbiamo un itinerario di Mario Pellacani, che è un altro cremonese che è venuto a insediarsi qua a Bologna. Abbiamo un itinerario di Alessandro Venturi, che è un veronese che è venuto a vivere a Bologna e però vive nell'Interland e alla sera viene a Bologna per divertirsi. E infine abbiamo l'itinerario di Sandra Biondo, una bolognese che era andata a peregrinare in Brasile e poi dopo è tornata a Bologna, perché come si sta bene a Bologna non si sta bene poi da nessun'altra parte. Sul Codice Bologna troverete questi sette itinerari consigliati. Il Codice Bologna è una guida che contiene anche un piccolo prontuario per sapere quali sono le vie più brutte di Bologna, oltre a via Marconi, che è questa che come potete vedere è orribile,
abbiamo altre vie, tipo via Indipendenza per alcuni aspetti, questo è stato criticato, via Zago, via Stalingrado, via Serlio, via del Lavoro, via Saffi, via Larga, via Fioravanti, via Caracci, via Mendola, via Zanardi, via Milazzo, via Massarenti, via Bovi Campeggi, via Tanari, e ce ne sono tante altre, perché Bologna sarà bella, ma però ci sono anche delle vie che fanno cagare. Siamo qui in una delle vie più belle di Bologna, che è via Valdonica. Nel libro Il Codice Bologna ho messo via Valdonica perché? Perché alla fine, cioè, questa via è rappresentativa del ghetto ebraico, quindi queste sono tutte le viuzze che si trovano nel ghetto ebraico, quindi le vie del ghetto ebraico sono tra le vie più belle di Bologna. Nel libro Il Codice Bologna troverete altre vie che però non vi rivelo in questo video. La cosa bella di via Valdonica e di queste vie tipicamente bolognesi sono proprio queste colonne, questa la ruggine, i graffiti, vedete anche tipo qua questo portone, e insomma, ecco, queste sono vie tipicamente bolognesi. Una cosa molto bella è questi legni. Ecco, questi lisi di questo materiale, della quale io non ne so mezza, però secondo me è molto bello e lo possiamo trovare in tantissime altre vie. Nel Codice Bologna fornisco la chiave del codice segreto che svela i misteri più intimi, mettendo a nudo con dissacrante ironia i luoghi comuni, nostalgiche debolezze e piccole manie degli abitanti di questa metropoli di provincia che è Bologna. Perché questo libro? Perché io amo questa città. Ma come nasce questo libro? Questo libro nasce dall'osservazione fatta sia online che offline, ma soprattutto online, dei bolognesi e delle loro piccole manie. Un'osservazione nata dal blog Lo Spettro della Bolognesità, una piazza virtuale nella quale ogni giorno si trovavano 600 persone e si parlava degli argomenti che poi dopo sono diventati il libro Il Codice Bologna. Codice Bologna è una guida, ma una guida non la classica guida dove ti dice vai qui, vai lì, devi fare questo, devi fare quello, no, cioè qua viene dato per scontato che non sappia che cosa sono le due torri, che cos'è Piazza Maggiore, quindi qua viene spiegato proprio come sono questi bolognesi contemporanei, non i bolognesi di una volta, cioè ce ne frega niente, cioè noi dobbiamo guardare al presente e al futuro di questa città. Questo libro poi è illustrato dal grande Mauro Squiz Davitti, che introduce ogni capitolo con i suoi disegni che sono veramente bellissimi e sono veramente un plus valore di quest'opera.